Buongiorno, benvenuti. Assessore Marco Bonacina, come mai avete deciso qui a Samarate di adottare lo sportello telematico? Ma è un'esigenza che ritengo sentita, che può portare a una reale semplificazione e riduzione dei costi. Ho avuto la fortuna di partecipare a una giornata come quella di oggi a Samarate nel 2014 a Cologno Monzese e lì mi sono convinto della necessità di fare questo passo, questa scelta in avanti. Coordinatore Angelo Romeo dell'area urbanistica del comune di Samarate, ci può spiegare come cambierà adesso la vita e il lavoro all'interno degli uffici dell'urbanistica del comune di Samarate? Sì, sicuramente il lavoro sarà orientato ad una visione molto più puntuale della tecnologia informatica, quindi a un utilizzo molto più snello dell'informatizzazione delle procedure dei sistemi informativi dal punto di vista cartografico, dal punto di vista delle istanze. Naturalmente, conseguentemente, anche i tecnici che si trovano ad operare all'interno dell'area e quindi all'interno degli uffici dovranno adeguarsi e dare il supporto necessario anche all'esterno ai cittadini e ai professionisti per la presentazione delle istanze con questa nuova modalità. Sicuramente sarà un'esperienza che formerà dal punto di vista professionale e ancora di più i tecnici rispetto a tecnologie avanzate di gestione del territorio e di efficienza dell'azione amministrativa. A proposito di esterno, di cittadini e professionisti che d'ora in avanti presenteranno solo telematicamente le pratiche, da quando è attivo definitivamente lo sportello? Diamo una data. Diamo come data l'11 di maggio come attivazione della fase sperimentale del sistema, quindi con la doppia presentazione in modalità telematica facoltativamente e con la precedente modalità cartacea tradizionale, fino ad arrivare al 1° di ottobre, noi ci auspichiamo, con gli uffici pronti, i professionisti, i tecnici, anche i cittadini già formati per orientare la presentazione delle proprie istanze con questo nuovo sistema.